Il Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano presenta una mostra dedicata a Gaetano Previati, con un nucleo di opere sacre del maestro del divisionismo italiano. Il percorso espositivo proposto si apre con la Via al Calvario, opera entrata a far parte delle collezioni del Museo Diocesano e non ancora esposta al pubblico, alla quale si affianca una seconda autografa dello stesso soggetto. Accanto a queste opere viene proposta l'intera Via Crucis, realizzata tra il 1901 e il 1902, grandi tele dalla collezione di arte contemporanea dei Musei Vaticani recentemente restaurate e che vennero esposte dall'artista ferrarese alla Quadriennale di Torino del 1902. Alla sequenza delle 14 stazioni si aggiungono le altrettante riproduzioni fotografiche ritoccate in punta d'argento dallo stesso Previati. Si tratta di un artista molto importante per la pittura italiana, per la pittura europea e anche per la pittura milanese. È un artista che nasce alla metà dell'Ottocento, muore nel 1920 ed è considerato insieme a Segantini il fondatore del divisionismo, quindi di questa corrente artistica, stilistica che possiamo dire prende le mosse del pointillisme francese, dagli assunti scientifici del pointillisme francese che si basava sull'uso dei colori puri su una tela bianca, ma lo modifica dando più forza, più dinamismo con queste pennellate filamentose poste sulla tela in modo tale che conferiscano anche una dimensione tragica e per certi versi anche più, potremmo dire, calda e in fondo più spirituale. Sono artisti, divisionisti, lo stesso Segantini, che cercano sempre di andare oltre la realtà, di indagare la realtà, ciascuno con secondo la propria spiritualità e secondo la propria predisposizione anche caratteriale. Gli spunti di questa mostra sono un po' particolari perché il primo spunto è offerto da una donazione. Ci è stata donata per l'ascito testamentario di Nella Bolchini Bompani una meravigliosa Via al Calvario che Previati dipinge proprio all'inizio del 1900, si pensa tra il 1901 e il 1904. Proprio partendo da questa donazione abbiamo pensato che sarebbe stato bello presentarla alla città in Quaresima, quindi nel tempo giusto, insomma, per ragioni iconografiche e tematiche. È proprio una strana iconografia perché se noi non sapessimo, se noi guardassimo l'opera senza consapevolezza del tema iconografico, senza consapevolezza in fondo delle tematiche cristologiche, ci potremmo chiedere di che cosa si tratta. Potrebbe essere un funerale, un corteo, potrebbero essere tante cose. Ed è interessante che nel 1912 Huber Klages, uno scrittore tedesco, recensisce non questa ma un'altra delle varianti e dice proprio: l'occhio cerca il Nazareno, cerca Simone di Cirene, cerca i farisei, cerca tutti quei personaggi che noi sappiamo essere protagonisti della salita al Calvario e non li trova. Cosa trova? Trova la Vergine. E infatti noi troviamo proprio al centro la figura della Madonna, che viene trattata proprio come la madre del condannato, la madre che sta soffrendo di un dolore umanissimo di cui tutte le madri possono avere consapevolezze, che viene sorretta fisicamente dalle pie donne.
è proprio la fine del corteo, di un corteo che sale da Gerusalemme. Nell'opera, adesso al Museo Diocesano, si vede proprio la città di Gerusalemme rappresentata con questi tetti meravigliosi. Nella versione accanto questi tetti diventano solo degli accenni, quasi astratti, quasi delle forme geometriche non più riconoscibili. Siamo ormai in una declinazione molto diversa, cromaticamente e anche stilisticamente più geometrizzata. E quindi è proprio significativo che il tema non è tanto la salita di Cristo quanto il dolore della Vergine che lo accompagna. Ci siamo accorti che Previati sul tema della Via al Calvario torna tante volte. Allora da lì si è aperta una riflessione, quindi abbiamo voluto esporre accanto una delle versioni, anzi l'ultima delle versioni che Previati esegue sullo stesso tema nel 1912, e poi da lì abbiamo detto sarebbe bello però capire perché Previati torna durante la sua produzione artistica tante volte su questo tema. Previati affronta fondamentalmente, quando parla di pittura sacra, quando dipinge pittura sacra, due grandi temi: quello della Vergine, intesa come madre, quindi anche il mistero della vita, ma declinato anche in senso cristiano, Previati era cattolico, e dall'altra parte il tema del Cristo sofferente. La Via al Calvario unisce proprio queste due tematiche, il dolore di Maria, la madre di Gesù, e appunto il tema della Via al Calvario. Accanto a questo abbiamo chiesto ai Musei Vaticani di lavorare con noi, di pensare con noi questa iniziativa, e infatti la direttrice Barbara Iatta e Nicole Forti, che è la direttrice della collezione d'arte moderna contemporanea, si sono proprio prestati volentieri, e infatti la mostra è stata pensata, curata insieme a loro, e quindi hanno deciso di esporre insieme alla nostra Via al Calvario la straordinaria Via Crucis che Gaetano Previati dipinse nel 1901-1902 e che poi è giunta all'inizio degli anni 70 nella collezione di arte moderna e contemporanea che proprio in quel momento Papa Montini stava fondando appunto nei Musei Vaticani. Questa Via Crucis per 50 anni non è stata esposta e poi di fatto dal 1969 in poi non è più stata vista nella sua interezza, perché venne collocata negli appartamenti papali, quindi pochi eletti potevano vederla interamente. Recentemente è stata restaurata, una delle tele è stata esposta ad una mostra a Firenze un paio d'anni fa e solo adesso la possiamo ammirare appunto nella sua completezza.
sappiamo che Previati espone quest'opera inizialmente tre volte, una dietro l'altra, nel 1902 a Torino, poi nel 1907 a Parigi e nel 1910 a Milano. E sappiamo, nel 2 non sappiamo come, ma sia a Parigi che a Milano abbiamo delle descrizioni, non delle foto purtroppo, ma delle descrizioni che ci dicono proprio che Previati espone la Via Crucis in modo serrato, come se fosse entro un'unica cornice, un nastro continuo e con uno sfondo rosso scuro. Quindi abbiamo voluto riproporre nell'allestimento anche questo allestimento storico, filologico, e cercare di capire perché Previati abbia voluto fare un'operazione così particolare. Addirittura nel 1910, proprio qua a Milano, alla Permanente, l'opera era esposta così, su tre pareti contigue, ma a nastro. In questo modo, esponendola così, con le cornici anche restaurate, ritrovate, ci siamo accorti che è come se Previati volesse esporre una scena quasi filmica, come se fosse una pellicola cinematografica. Gli scrittori che si occuparono, i critici che si occuparono di recensire le prime opere di Previati all'inizio del 1900, Barbantini in particolare, scrive proprio che Previati scuote gli animi, non lascia essere apatici, è impossibile rimanere indifferenti di fronte a questo Cristo che sale il Calvario e che è sgradevole e che è aspro, appunto, proprio perché Previati cerca di entrare in merito al tema. Quest'opera in particolare, sappiamo, compra 14 tele, compra una croce e lavora per 10 mesi incessantemente a questo tema, avendo dei momenti di pausa, e lui proprio scrive anche in alcune lettere che nei momenti in cui non riesce ad entrare, a rendere il soggetto con la drammaticità giusta, utilizza questa croce e se la carica sulle spalle come per tentare di immedesimarsi appunto nella passione di Cristo Signore. Mostra fatta di tante prime volte, potremmo dire. Nell'ultima sala c'è una piccola sezione che non è solo documentaria. Infatti Grubisi, ad un certo punto, nel tentativo di vendere anche all'estero, a Londra, a New York, organizza delle mostre con alcune delle opere anche sacre di Previati, Grubisi inizia a fare quella che noi chiameremmo adesso una campagna promozionale, raccoglie dei plichi di rassegne stampa, fa fare delle foto. Fa fare delle foto per venderle, fa delle cartelle proprio per farle girare, per farle vedere ai collezionisti, e quando Previati vede le riproduzioni della Via Crucis appunto oggi ai Vaticani non è soddisfatto, perché dice che sul bianco e nero ovviamente la potenza drammatica della pennellata filamentosa e di questo rosso così forte, così drammatico, così squillante anche, che crea quest'onda cromatica bellissima, non viene reso. E allora cosa fa? Ritocca a punta d'argento quelle immagini, quindi si tratta di una Via Crucis, quella che vediamo nell'ultima sala, fotografica, ritoccata a punta d'argento, che adesso è conservata in una parrocchiale a Dogliani in provincia di Cuneo e che per la prima volta appunto viene esposta vicino alla Via Crucis dei Musei Vaticani.